Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo a lunedì della quinta settimana di Pasqua. Abbiamo ascoltato due belle letture dove nella prima, dopo aver compiuto quel miracolo di guarigione, a causa della fede, ecco, che Paolo e Barnaba videro in quell'uomo pagano, storpio fin dalla nascita, miracolo avvenuto come tutti i miracoli, a causa della fede del miracolato, conseguentemente a questo grande prodigio si scatena nei pagani presenti l'idolatria, che giunge fino al punto di voler sacrificare a Paolo e Barnaba gli stessi animali che si sacrificavano agli dei pagani. E a fatica, come abbiamo ascoltato nel testo, riuscirono a farli desistere. Mentre nel Vangelo Gesù ci ricorda, oltre al compito fondamentale, diciamo così, alla nostra vocazione primaria, che è amare Gesù, e l'amore a Gesù si manifesta accogliendo i suoi comandamenti e osservandoli, anche annuncia la venuta dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che ha due compiti principali: primo, nel nostro cuore insegnarci ogni cosa; secondo, ricordare tutto ciò che il Signore ci ha detto. Facciamo tre brevissime meditazioni su questo punto. L'idolatria, il guardare la creatura e sostituirla al creatore, questo vale purtroppo anche per le cose sante. Noi sappiamo che nella Chiesa Cattolica tributiamo il culto di Tulia, quindi la venerazione ai santi canonizzati, ma il culto di latria si rivolge soltanto al Signore, perché anche i santi sono santi perché il Signore è santo, sono santi perché sono santificati dal Signore, certamente cooperando con la loro buona volontà, ma sono santificati dal Signore. E quando si opera un prodigio per mezzo di un santo, non è il santo che lo opera, ma la potenza di Dio che si rende feconda in base alla fede del miracolato. Tant'è vero che nei processi di canonizzazione si cercano, il primo per diventare beato, il secondo per diventare santo, due miracoli attribuiti all'intercessione del candidato a diventare santo. Perché se accade un miracolo significa che Dio è con quel santo e che Dio vuole che quel santo sia glorificato concedendo appunto quel miracolo. Dobbiamo fare molta attenzione, ecco, a non idolatrare mai nessuno. Neanche i santi si idolatrano, neanche le persone che sono significative per la nostra vita interiore, a cui dobbiamo la nostra conversione, qualunque cosa. Ne ringraziamo il Signore, certamente non è un peccato volergli bene ed essere grati, ma attenzione a non cadere mai nel sottile tranello dell'idolatria che offende grandissimamente il nostro Signore e da cui dobbiamo stare lontani come dalla peste. Seconda cosa, amare Gesù è tutto per noi. Amare Gesù, abbiamo sentito prima anche una bellissima meditazione del Rosario di San José Maria Escrivá, significa anche essere affettuosi con Lui. Ecco, adesso che pare che sia possibile, tra non molto, ecco, per tutti di accostarsi ai sacramenti, avremo la possibilità di sfogare tutto il nostro amore, si spera, con Gesù l'Eucaristia. Evidentemente è un amore che deve essere anche operativo, non può essere soltanto affettivo, ma deve essere effettivo. Gesù dice: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Quindi non soltanto un amore sentimentale, affettivo, che però ci deve essere, perché non possiamo noi essere dei pezzi di ghiaccio completamente amorfi nei confronti di colui che ci ama infinitamente, però evidentemente è un amore che poi sia fecondo e tradotto nell'accoglienza di ciò che Gesù vuole e nella messa in pratica di essi. Abbiamo sentito tante meditazioni nello sermone di oggi. La volontà di Dio, la volontà di Dio, la volontà di Dio è stata la santificazione di tutti i santi, l'aspirazione a fare in tutto la volontà di Dio. E infine l'azione dello Spirito Santo. L'azione dello Spirito Santo fa due cose. Anzitutto ricorda a noi, quindi facendocelo proprio ricordare, tutte le cose che Gesù ci ha detto nel Vangelo. Ogni volta che risuona dentro di noi qualche frase del Vangelo, che certamente noi dobbiamo metterci del nostro, leggendolo e meditandolo, perché lo Spirito Santo su questo agisce in base a quello che trova in noi, quindi tira fuori quanto anche noi, con la nostra azione, abbiamo fatto entrare dentro di noi. E comunque ci ricorda il Vangelo, ce lo fa anche ben comprendere, ma poi lo Spirito Santo, ecco, qui ci insegna ogni cosa.
Per noi figli di Dio, ecco, il discernimento è un'arte che dobbiamo imparare. Discernimento vuol dire cercare di capire cosa Dio vuole da me in questa situazione, in questo momento, in questo istante. E questo si fa ascoltando il nostro cuore, questo si fa mettendosi appunto in silenzioso ascolto dello Spirito Santo e di ciò che lui ci dice dentro il cuore. Noi possiamo, se è il caso, in certe circostanze, chiedere consiglio, chiedere una mano. Ecco. Però il lavoro principale va sempre fatto nel nostro cuore. Il consiglio viene sempre chiesto in seconda battuta per verificare umilmente, questo va bene, se ho capito bene, se ho ascoltato bene quello che lo Spirito Santo mi dice. Ecco, ma non dobbiamo bypassare questo, vado subito a cercare la soluzione attraverso qualcuno, no? Non è idolatria questo, però è sempre, come dire, no? Come nell'idolatria uno, come dire, dà all'uomo ciò che dovrebbe dare a Dio, c'è il pericolo che mi faccia dire dall'uomo, per quanto autorevole e santo che sia, ciò che io devo fare, ma che anzitutto me lo deve dire nostro Signore. Poi, in seconda battuta, certamente, siccome io non posso presumere di avere il filo diretto con lo Spirito Santo, questo sarebbe superbia, posso anche, dopo, chiedere lumi, consiglio di chi ho fatto questo discernimento, mi sembra di aver capito questa cosa. Secondo te, padre, ci ho visto bene, ci ho visto male, questo va bene. Spero di essermi, ecco, spiegato, perché sono passaggi molto belli, anche se molto delicati, nella nostra vita interiore. Siamo lodati Gesù e Maria.